Buona giornata, web spettatori. La legge 107, scritta senza dare un vero ascolto al mondo della scuola, sta dimostrando già i propri limiti e il caos regna in questa calda estate. Decine di migliaia di docenti precari stanno affollando in questi giorni le sedi di tutti i sindacati per trovare risposte ai loro dubbi sul piano delle immissioni in ruolo, ma soprattutto per conoscere in quali province ci sono posti disponibili nelle varie classi di concorso. La stragrande maggioranza dei docenti precari denuncia l'iniquità delle assegnazioni, perché prevale il criterio delle fasi di missione piuttosto che il punteggio. Inoltre sono esclusi dall'assunzione alcune categorie di personale precario, come i docenti in possesso dei requisiti previsti dalla Corte di Giustizia europea, i docenti della scuola dell'infanzia esclusi dal potenziamento e il personale ATA. Sono questi i motivi che hanno indotto i sindacati a promuovere unitariamente, tramite i loro uffici legali, un ricorso al TAR del Lazio. Avvocato De Grandis, può parlarci di questo ricorso? Il governo Renzi ha avuto un unico merito, quello di compattare le sigle sindacali che unitariamente stanno intraprendendo iniziative verso la legge 107 del 2015. Queste iniziative ovviamente saranno di natura giudiziaria e partiranno impugnando un decreto ministeriale successivo alla legge 107-2015 che andrà a tutelare gli esclusi dal procedimento straordinario assunzionale previsto dalla legge 107. Sappiamo che la legge 107 ha previsto quattro fasi di assunzioni che riguarderanno personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento e coloro che sono nelle graduatorie del bando del concorso AI del 2012, ma ha escluso tutta una serie di categorie. Per cui tutte le sigle sindacali, firmatari di contratto, ovvero CISL, CGL, UIL, SNALS e Federazione Gilda UNAMS, avranno un'unica e una prima iniziativa giudiziaria a riguardo. Quali saranno le prime iniziative? Fra le iniziative che verranno intraprese agli inizi di settembre saranno quelle che riguarderanno e cercheranno di ripristinare la contrattazione sindacale. Difatti, sappiamo che il governo Renzi ormai agisce unilateralmente con leggi che, bypassando la negoziazione, la trattativa e le trattative sindacali, dispongono in materia scolastica. Ebbene, con riferimento alla gestione ora della contrattazione decentrata di secondo livello, anche in questa direzione si porranno delle iniziative che dovranno costringere i dirigenti scolastici a partire dal mese di settembre a contrattare in materia di bonus, in materia di riparto delle risorse scolastiche. Questo servirà a intraprendere delle iniziative che ovviamente non si fermeranno al mese di settembre, ma che continueranno, perché sappiamo che la legge 107 prevede tutta una serie di step che riformeranno nel tempo il mondo della scuola, e quindi le sigle sindacali si organizzeranno dal mese di settembre in poi affinché questa legge possa essere messa in discussione sia dal punto di vista della legittimazione alla Costituzione, sia dal punto di vista della legittimazione al diritto dell'Unione. Grazie, avvocato. Il NIUR ieri pomeriggio ha pubblicato 7 nuove FAQ e la Gilda degli insegnanti ha aggiornato il tutorial per la compilazione delle domande per la partecipazione alla fase B e C. Per oggi è tutto, se volete intervenire su Gilda TV contattate Angelo Scelba su Facebook. Arrivederci.